inizia l'avventura al Country Festival di Voghera. Sono appena arrivata e si presenta già una situazione. Praticamente è rimasto un posto per la mia auto e un altro, a quanto pare, cioè completamente pieno, il parcheggio è immenso, tanti pullman. E come diceva la ragazza che appunto presenterò dopo, anche tantissime persone provenienti dall'estero. L'anno scorso è stato fatto qualcosa di più ridotto con le mascherine, quest'anno ha ripreso 10 anni, per 10 anni, a pieno titolo. Questi due primi 2 giorni sono andati veramente bene, infatti sono il capo e comunque il personale si è dato più che soddisfatto, molto impegnato, non più abituato a questi ritmi. E adesso vediamo un po' come funziona. Anche perché comunque non si tratta solo del festival in sé, ma un hotel a tema ovviamente West e attrazioni per bambini, anche per adulti. Vedremo adesso dei pseudo cowboys e cowgirls, anch'io mi sono più o meno immedesimata. E vediamo un po' cosa ci aspetta. Ricordo un pochino Gardaland, certi. Questo comunque per dirvi che vi sono presenti recensioni anche in, non solo in pagine, ma anche in quotidiani o comunque diciamo mass media americani. Perché veramente, a parte gli ospiti in sé, ma anche le persone, i turisti vengono da ogni dove e ci sono addirittura i cosiddetti abitué. Questo è quello che mi è stato raccontato finora. Adesso ci dirigiamo verso l'hotel dove la ragazza ci aspetta e molto probabilmente vedremo un po' le camere. Per curiosare un attimo e per chi volesse ovviamente soggiornare, anche perché comunque uno che abita comunque distante, all'occasione a Voghera, non è neanche tanto lontano dal centro, qui davanti praticamente alle colline dell'oltrepò si può salire e per coloro che abitano ancora più lontano, comunque sia con la tangenziale si arriva facilmente qua via, quindi è un ottimo punto di congiunzione. A dopo!